E questa è la grande musica di Radio Monte Carlo che abbraccia l'arte, come sapete, e in questo caso abbiamo abbracciato una mostra imperdibile che fino all'11 aprile sarà al DART Chiostro del Bramante. Siamo a Roma e c'è Natalia De Marco per raccontarcelo, che è la direttrice. Ciao Natalia, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, la mostra della quale stiamo parlando si intitola Banksy e Visual Protest, quindi Banksy, una protesta visuale, visiva. Esattamente, perché è l'artista per eccellenza che, nonostante sia così sconosciuto, perché nessuno conosce la sua identità, fa parlare le sue immagini, le sue opere in una maniera molto forte. Opere che possiamo definire con doppia lettura, perché inizialmente a prima vista ci possono sembrare particolarmente ironiche, divertenti, in realtà poi hanno uno sfondo completamente diverso di denuncia sociale e quindi a volte sono anche molto forti. Questo, diciamo, in linea generale quella che è la sua poetica, la sua linea artistica, poi chiaramente viene declinata su più temi, su varianti diverse. In linea generale possiamo tranquillamente dire che la protesta visiva è data dalle sue opere, e sono le opere che parlano. È vero, hanno una doppia lettura, quindi sono apparentemente semplici e immediate proprio in prima lettura, perché arrivano indubbiamente alle emozioni subito, poi però ci si sofferma un attimo e si scoprono molti più elementi e quindi si arricchiscono sempre di più. Allora, che cosa troveremo in questa mostra? Perché... Allora, spesso e volentieri ho l'accusa di non dover fare mostre degli street artist, perché le opere sono su strada e quindi non sarebbe corretto spostarli nel museo. È una interpretazione sbagliata, perché Banksy ha lavorato, lavora tantissimo per un collezionismo, cioè per opere che si possono collezionare con tanto di possibilità di acquistarle da parte dei collezionisti, e sono quelle le opere che troveremo in mostra. Spesso pensieri, oli, litografie, stampe, le famose print, ritraggono poi soggetti che lui nell'arco della sua carriera ha applicato con gli stencil sui muri delle varie città del mondo. Quindi per esempio la bambina, la famosa Girl with a Balloon, che è la famosissima bambina col palloncino che gli scappa via, che è un murales, è poi diventata una print a disposizione del collezionista che può e vuole acquistarla. Ecco, perfetto, noi siamo a Radio Ufficiale, grazie a Natalia De Marco perché sei stata chiarissima su quello che proprio potremo vedere in questa mostra. Ripeto il titolo, che è Banksy e Visual Protest. Siamo al DART Chiostro del Bramante a Roma fino all'11 aprile. Grazie Natalia. Grazie a voi, vi aspettiamo. E questa è Radio Monte Carlo.